Buongiorno raga, è da un po' di tempo che volevo fare questo video, non l'ho fatto perché è un argomento un pochino tabù, ma io volevo fare questo video e lo faccio per un solo motivo. Se sei qua per iniziare le discussioni nei commenti, per hate, ti prego vattene via da questo video, non è per te, il video è per le persone che magari come me all'inizio, quando vedevo degli influencer, tra virgolette, ero, ma questi come fanno a vivere in questo modo? Quindi oggi voglio parlare dei streams of income di un influencer, non mi piace la parola influencer, ma purtroppo sono un influencer, ipertrasparenti, iperonesto solamente appunto se c'è gente tra di voi che vuole sapere, vuole capire, magari vuole provare a iniziare un canale YouTube, iniziare Instagram, a fare un po' di lavoro sui social, magari può essere un video interessante. Inizio subito dicendo che ci sono, chiaramente dipende da che social media usi, ma io direi per me personalmente 4 o 5 diversi flussi di guadagno. Il primo è YouTube. Per chi usa YouTube, YouTube può essere una fonte di guadagno. C'è un errore molto comune che fa la gente che pensa associa direttamente il fatto che il numero di iscritti vuol dire un certo numero di soldi al mese, ma in realtà non è così. Se volete un video in cui vi faccio vedere io stesso tutto il pagamento mensile di YouTube, vi faccio vedere tutta la schermata precisa, fate arrivare questo video a 3000 likes, le cose funzionano, quindi lo facciamo anche noi. Se arriva a 3000 like vi faccio vedere esattamente quanto mi paga YouTube ogni singolo mese. E la cosa importante è capire che YouTube il pagamento non è standard, una somma fissa mese per mese, ma dipende dalle views che uno prende quel mese e dipende dal paese in cui la lingua del canale. Ok, per me in italiano, in Italia purtroppo ci sono meno advertiser, le pubblicità che vedete su YouTube, sui video, quindi il costo per 1000 impressioni di quella pubblicità è minore rispetto a magari se la lingua fosse inglese, quindi il mercato è molto più basso, ci sta molto più compagnie che pagano per la pubblicità e quindi lì il costo per 1000 impressioni è molto più alto. Quindi questo è un piccolo overview. YouTube ti paga non per il numero di iscritti, ma per quante visualizzazioni e soprattutto quante gente guarda le pubblicità, clicca le pubblicità, eccetera, eccetera. Per darvi un'idea, è più o meno 1 euro, 2 euro massimo massimo per chi è in Italia per 1000 visualizzazioni. Chiaramente per il fitness è tra l'1 e 2 euro almeno per il mio canale, magari se uno parla di soldi il CPM aumenta un pochino di più. Quindi questo è un modo, chi fa YouTube una volta che arrivi appunto a migliaia di visualizzazioni al mese inizi a generare un po' di soldi, diciamo. Quindi quello è il primo stream of income, primo flusso di guadagno. Il secondo è i prodotti che magari un influencer decide di fare, decide di produrre, decide di presentare al suo pubblico e il pubblico può comprare o meno per supportare l'influencer. Ad esempio, parlando di me, io sono un online coach, sono un personal training certificato, ho dei clienti e quindi da lì è un secondo flusso di guadagno, cioè i miei clienti, oppure la guida scientifica, i programmi personalizzati che trovate sul mio sito, eccetera, eccetera. Quindi quello è il mio secondo flusso di guadagno. Anche qui, magari io ho la fortuna di stare, diciamo, in un'industria dove posso fare il personal trainer online, dove c'è richiesta, magari adesso ovviamente in questo periodo di meno, però ecco, dato che non sono generale ma sono più di nicchia, posso offrire un prodotto del genere, mentre magari uno che fa trading può offrire un prodotto sul trading, ma uno che ha un canale che magari parla di viaggi, di queste cose qua, diventa più difficile poter offrire dei prodotti. A volte la gente offre del merchandising, eccetera, eccetera. Quindi, primo stream of income, YouTube se si fa YouTube, secondo stream of income, per me personalmente, quello che faccio con l'online coaching, col mio sito, la guida scientifica, eccetera, eccetera. Poi, terzo stream of income sono gli sponsor. Gli sponsor, secondo me, sono coloro, quelle compagnie che decidono di lavorare con un influencer a lungo termine, ok? Quindi, ad esempio, per me in questo momento è Foodspring, io lavoro con Foodspring, promuovo i loro prodotti, ve li mostro. La faccenda degli sponsor è un pochino difficile, voglio esservi 100% onesto, ci sono molte compagnie che, come dire, take advantage, quindi sfruttano gli influencer, magari li pagano pochissimo, non fanno sapere all'influencer come vanno le cose, altre compagnie che invece sono molto più aperte, io con Foodspring mi trovo stra bene. Perché i prodotti mi piacciono, quindi mi fa piacere collaborare con loro. Hanno un messaggio che a me piace, se voi andate sul loro sito vedete gli integratori, non vi provano a vendere gli integratori e basta. Vi dicono effettivamente che vi serve la dieta, che vi serve l'allenamento, gli integratori sono solo a supplementare una buona dieta, un allenamento, quindi a me piace Foodspring, quindi quando mi hanno detto facciamo una collaborazione a lungo termine, io certamente provo i prodotti, mi sono piaciuti, andiamo. E anche quello, uno sponsor, ci sono chiaramente diversi livelli, potrebbe essere sia un salario mensile, ok? Solitamente quando si raggiungono certe determinate quote, certi numeri,
sui social media, è molto più probabile che un salario, ad esempio io quando ho iniziato non avevo assolutamente un salario, adesso che comunque una persona cresce, un canale cresce, il pubblico aumenta, può rientrare un piccolo salario mensile. Oltre a questo c'è anche una commissione, chiaramente è diversa per ogni influencer, ma la commissione non è altro che quando io propongo un prodotto e uno di voi acquista, io prendo una percentuale che è minima 10-15% sulla somma totale del vostro acquisto. Quando io vi dico passate dal link, è per quello, perché ogni volta che passate dal link io ricevo una piccola somma indietro. Quindi questo è il terzo modo sponsor. Parliamo del 4 che sono pubblicità una tantum, che come avete notato io non faccio quasi mai, penso di aver solamente portato una o due pubblicità una tantum e quando l'ho fatto ve l'ho detto, era all'inizio del mio canale quando mi ha scritto mio dottore, praticamente un sito di dottori online, mi hanno chiesto guarda tu fai tutto in modo scientifico, ci piace un sacco, ci puoi promuovere un attimino e io lì ho fatto praticamente 1 o 2 minuti di clip. Adesso da quel punto io non ho mai più collaborato una tantum per due motivi. Il primo, perché anche se ti offrono parecchi soldi quando vengono, magari non credo nel prodotto. Se mi arriva qualcuno che mi dice: ah, tieni gli elastici, ti paghiamo un sacco per fare degli allenamenti con gli elastici a casa e venderli ai ragazzi, ci sta gente che dice di sì. Io ho detto di no. Perché? Perché io non credo in quel prodotto. Perché gli elastici puoi fare abbastanza, ma non puoi fare niente di che. A questo punto, per me personalmente, non mi piace fare pubblicità una tantum perché in primis per me è l'onestà con voi, l'onestà con chi mi segue. Io so che se iniziassi ad accettare tutte le pubblicità, certo, magari faccio molti più soldi, ma che senso ha se poi perdo quello che è il valore nostro, che voi vi fidate di me quando io vi dico ad esempio Kaizen, la migliore maglietta in circolazione, allora voi magari dite sì, dai, ci sta, ti supporto, la compro, se io ogni video, che ne so, oggi Kaizen, una volta dopo un'altra, una volta dopo un'altra, Foodspring, una volta dopo un'altra, una volta dopo un'altra, eccetera, eccetera, si perde quella trasparenza, sincerità, almeno che per me e per noi è fondamentale, perché io non sarei qua senza di voi. Penso anche che sia perché voi capite che io sono onesto quando sto sulla telecamera e io sarò sempre onesto, non cambierò mai per nessuna cifra che mi offrono, perché per me non vale, quello non vale il fatto che io ho costruito questo canale e ho costruito il nostro legame per 2 o 3 anni. Cos'è? Cioè, nessuna somma di denaro può rimpiazzare questo, ok? Quindi questo è il quarto meccanismo, che sono appunto le pubblicità una tantum. Su Instagram soprattutto ci stanno un sacco di influencer, soprattutto quelli più grandi, che fanno un sacco di soldi così. Cioè nel mercato inglese, non lo so, magari un influencer da 100-200 mila iscritti su Instagram, cioè follower su Instagram, ragazzi, può chiedere anche decine di migliaia di euro. Cioè tantissimo nel mercato inglese, molto di meno nel mercato italiano ovviamente, e però direi che soprattutto per chi ha Instagram. Io su YouTube preferisco non fare pubblicità una tantum, preferisco avere uno sponsor principale e rifiuto letteralmente il 95%, se non di più, il 99% delle proposte che mi arrivano. Il quinto e ultimo flusso di guadagno è link affiliati, che è un pochino come la commissione magari di uno sponsor come per me per Foodspring. È se io ad esempio metto sotto un link e dico questo è un link affiliato, sull'acquisto se tu clicchi il link e vai ad acquistare io ricevo una piccola commissione. L'unico link affiliato che faccio io, oltre appunto lo sponsor che è Foodspring, il mio link affiliato l'unico è il Mass Research Review, è il review scientifico di Greg Knuckles, Dr. Eric Helms, quindi letteralmente siamo all'epicentro della scienza del fitness in modo accademico, direttamente sono tutti professori universitari e loro fanno appunto ogni mese, mettono insieme 10 dei migliori studi scientifici, li analizzano, ci danno la risposta e io sono abbonato a loro, ok? Quindi ogni mese pago l'abbonamento e ricevo in cambio il Mass Research Review e in più loro gli ho chiesto e mi hanno accettato, hanno visto il canale scientifico e mi hanno dato un link affiliato che trovate qua sotto. Quindi se siete interessati ogni mese a ricevere questa rivista, oltre 100 pagine, due video così, è in inglese, molto molto tecnica, scientifica, in cui ti danno un sacco di tips e consigli, praticamente è la fonte principale da dove studio io in questo momento la ricerca scientifica per quanto riguarda il fitness. Allora, quel link sotto è un link affiliato e se tu ti iscrivi io prendo una piccola commissione. Penso che questo sia tutto, raga. Questi sono i 5 flussi di guadagno, streams of income per me personalmente e si può generalizzare per altri influencer. Spero vi sia stato utile questo video oppure no. Se avete domande fatemi sapere qua sotto e provo a rispondere. Non mi piace entrare nei dettagli specifici come ho detto all'inizio video perché chiaramente le somme di denaro cambiano per tutti. Preferisco tenerlo comunque abbastanza privato, ma non deve essere un tabù parlare dei soldi.
Fatemi sapere se vi è piaciuto. Se questo video arriva a 3000 like, vi faccio vedere esattamente quanto mi paga YouTube e magari vi do un po' più di dettagli, però non so come va questo video sul canale, quindi boh, però ci tenevo di farlo veramente un sacco, solo che quando si chiamava Muscoli a Vita ero boh, lo faccio o non lo faccio? Quindi preferisco adesso che si chiama Giulio Ramazio che posso parlarne. Io vi ringrazio di cuore, raga. Spero che capite che non sto qua per vantarmi. Era solo per farvi capire, perché io ero curioso all'inizio quando vedevo Guzman, Ryan, ero tipo, ma questi fanno una vita assurda, come fanno? Da dove vengono i soldi? Quindi, boh, spero che possa essere utile per chi è curioso. E sì, io non sarei qua senza di voi, ve lo dico sempre, veramente. Tutto questo è grazie a voi alla fine. E io vi ringrazio di cuore. Noi ci vediamo nel prossimo video. Yes. Kaizen. Ragazzi, questa è la maglietta. Una piccola promo. Guardate che le maniche, aspetta, vi devo. È stupenda, cazzo. Questo è il design finale, regà. Guardate che bomba. Ragazzi, guardate quanto sembrate bestie. Che bomba, stupendo. Boh, sono felicissimo. Kaizen rilascia tra poco. Un mesetto più o meno, andate su www.kaizen underscore atletica, anzi slash atletica, anzi trattino atletica.com e boh, mettetevi. Vi ringrazio di cuore, raga, grazie se state ancora vedendo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Momento thumbnail. Ci siamo.